Ciao a tutti, stasera Radio Raptus incontra Betty Poison. Ciao Nunzio, ciao Lucia. Allora, vorremmo sapere un po' qualcosa di voi, dalla vostra nascita non biografica, ma insomma come gruppo ad ora. Chi parla? Ci formiamo nel 2005 e attraversiamo due cambi di line-up che ci portano oggi ad avere una formazione che è quella che possiamo dire definitiva. In pratica io e Nunzio, il mio chitarrista, siamo il nucleo, poi quello che si è determinato come il nucleo fisso dei Betty, e presto si aggiungerà un batterista tedesco, perché ci stiamo spostando a Colonia in Germania definitivamente, e lo stiamo, insomma, incrocio le dita perché non è ancora sciolta la prognosi, non possiamo dire che sia il definitivo, però è il candidato numero uno, che è molto ben referenziato, molto, molto bravo, molto motivato, ma forse anche un po' troppo perfetto per il momento, dai, le prime fasi della conoscenza. Io mi aspetto da un momento all'altro e sono un serial killer, se ce lo deve avere un difetto. I tedeschi sono precisi. Avranno anche un loro lato scuro, che ne sai? No, il problema è che quando tutto è troppo perfetto, ti chiedi che cosa non lo sia. Io la prima domanda che farò quando cominceremo a interagire in modo un po' più concreto è tipo: c'è qualcuno incatenato nella tua cantina? Ti piace mettere sotto le vecchie con la macchina quando attraversano sulle strisce? Che cosa c'è che non va? Senti, io mi volevo ricollegare la domanda che ha fatto Letizia prima, no? E, siccome ci stanno tanti ragazzi che suonano, eccetera, no? Volevo da una parte magari farvi raccontare un qualcosa dei vostri proprio primissimi inizi, quando suonavate magari in un garage, eravate studenti, non lo so, e poi che consigli dareste a chi vuole intraprendere più seriamente il mondo della musica. Cioè, c'è stata una muta interazione tra me e il chitarrista, e quando vorrà potrà intervenire, perché poi mi dicono tutti: ma parli sempre tu, non ama molto parlare, lo obbligo, lo picchio. Però faccio presenza. Però fa presenza. E noi abbiamo iniziato e abbiamo visto di tutti i colori, come tutti i ragazzi che suonano in Italia. Mi ricordo uno dei nostri primissimi concerti, addirittura avevamo anche un altro nome, cioè i Betty Poison era un'idea nella mia testa. E suonammo in un pub di questi terrificanti, perché quelli molto classici in cui la gente mangia il panino davanti, tu sai lì che suoni cose che non hanno mai sentito, e avevamo i volumi a uno, cioè veramente a uno, non si era unplugged, una cosa sull'altro quando gli tirano le bottiglie, no, quindi il gestore spense l'amplificatore dicendo: che è sta caciara, voi non suonerete mai nella vita, voi fate solo rumore. E io ho detto: ma scusami, ma non sapevi che eravamo un gruppo rocker? Guarda che qua i gruppi rock ci vengono e sono pure bravi, ci abbiamo avuto una cover band di Ligabue la settimana scorsa. Allora, di fronte a questa cosa, il giovine rocchettaro ha due possibilità: impiccarsi, molti purtroppo lo fanno metaforicamente perché appendono una chitarra a chiodo, oppure capire che bisogna innanzitutto scartare queste situazioni, perché purtroppo capisco che all'inizio uno faccia la minestra con gli ingredienti che ha, quindi c'hai il pavetto sotto casa e provi a rodarti nel pavetto, però meglio un locale sfigatissimo, pieno di problemi, con anche, parlo proprio degli inizi, con scarsa, anche magari senza scarsa acustica, però gestito da un direttore artistico competente, piuttosto che magari il bel pub con una bella situazione apparente che poi vede il baratro delle idee dietro, e di conseguenza anche un pubblico inadeguato, perché è tutto lì. Ai ragazzi io mi sento di dire: cercate il vostro target, perché potete essere i Pink Floyd o i Nirvana redivivi, però se andate in un pub in cui la gente vuole sentire le cover band di Ligabue, fallirete, perché non vi daranno ascolto, non piacerete. E poi un altro consiglio, sicuramente ragazzi, se siete motivati, nel senso che se è una cosa, dico della musica quello che Bukowski diceva della scrittura, se non ne potete fare a meno, se suonare è un bisogno, se al di fuori della musica non siete nient'altro e quindi è un'urgenza di vita, fatelo con tutte le vostre forze, disposti a mangiarvi una vagonata di
sterco, perché è così che vanno, prenderete cazzotti, calci, avrete delusioni, vivrete dissidi all'interno della line-up, alcuni elementi li abbandoneranno, chi si sposerà, chi avrà la fidanzata gelosa, cioè ne passerete di tutti i colori, però ce la potete fare, se siete disposti a sacrificarvi moltissimo. Letizia, vuoi? Certo, allora io volevo chiederti una cosa che mi sta particolarmente a cuore, perché è un argomento che è emerso in una delle interviste precedenti con Her, che è questa musicista, violinista, nonché artista, insomma, poliedrica, e che anche lei, come voi, ha una formazione prettamente punk. Parlavamo in questa intervista del fatto che il punk è un'arte performativa, cioè alla fine la musica è soltanto uno degli aspetti del punk, perché in realtà è estremamente legato, per esempio, con l'arte d'avanguardia, con appunto con le performance più varie. E a questo proposito io leggevo sul vostro MySpace, sulle vostre note biografiche, che voi avete anche curato la colonna sonora della performance di questo Anton Peric, che è un fotografo della Factory di Andy Warhol. E la cosa mi ha incuriosito molto, perché io personalmente, insomma, amo molto tutta la cultura degli anni 60-70 che poi sfocia nel punk. Nunzio non ha ancora parlato e stavolta ti tocca, mi dispiace. Ce ne vuoi parlare tu di questa esperienza? Allora, innanzitutto la collaborazione con Peric è nata tramite la Minimal Cinema, che aveva girato Time, che è un nostro video, insomma, che si trova in giro. Loro curarono anche questa performance di Peric, per cui dopo non so quanti anni, qualche decina d'anni, Peric decise di riattivare la Painting Machine, che è una sua invenzione, e decise, questa performance venne ripresa dalla Minimal Cinema, e Peric, che sentì Time, decise di volerla utilizzare come colonna sonora di questa performance qui. Una bella soddisfazione. Sì, soprattutto quando arrivo la notizia, ehi. Ti volevo anche chiedere, scusa Paolo, perché questa è una cosa, una curiosità proprio che volevo togliermi. Io ci ho sentito nella vostra musica tanto, non so se è involontario, credo, insomma, vista il vostro curriculum e la vostra formazione, tanto una band che io adoro da sempre, da quando ero piccola, che sono Siouxsie and the Banshees. È possibile? Allora, sei la seconda persona che ci dice una cosa del genere a distanza di anni, cioè me l'ha detta una persona 6-7 anni fa, quando ancora non ci chiamavamo così, ed è sempre il famoso altro progetto, e oggi tu. A me è una cosa, mi stupisce, perché fatico a individuare la connessione, però siccome amo moltissimo Siouxsie and the Banshees, anch'io sono lusingatissima, grazie, nel senso che una cosa, mi dice una cosa meravigliosa, trovo fantastico il fatto che poi ognuno percepisca nella musica qualcosa di diverso rispetto ad altri, che invece la vivono in altro modo, ed è una vera, e nessuno ha torto, perché la musica è composta perché altri la ascoltino, quindi se tu ci senti Siouxsie, probabilmente c'è qualcosa, c'è, forse c'è. Io ti ripeto, sono lusignatissima, perché ritengo che sia stata una delle artiste più originali, in gamba, intense, è davvero eccezionale il fatto, la storia del rock, dire del rock è riduttivo, poi il fatto che sia una donna, come dire, ci inorgoglisce ancora di più, e che donna. Veramente, lei, Patti Smith, che invece è il suo nome tutelare, l'adora, PJ Harvey, tutte le donne del Foxcore, diciamo che ben vengano, la donna è sempre stata normalmente relegata dietro un microfono, al massimo una bella voce, ma al di fuori del procedimento creativo vero e proprio. Invece gli anni 90, 80 e 90 in modo particolare, hanno cominciato a dare un boost in questa direzione, con l'eccezione precedente di Janis Joplin, che è un'altra dea, secondo assolutamente. Beh, a proposito, visto che parlavamo delle vostre influenze, eccetera, che musica ascoltate attualmente? Tantissima musica. Io recentemente ho recuperato molte cose di Alec Empire, che è il cantante degli... Cioè,
l'ex cantante degli Atari Teenage Riot, e che abbiamo sentito stamattina. Stamattina abbiamo messo una compilation tra stamattina e c'era di tutto. Dagli After Hours, The Arcade Fire, sì, The Belfair Circle. In realtà gli ascolti sono verissimi. A me piace molto Nick Cave, The Bad Seeds, mi piace non soltanto come artista, ma anche come scrittore. Sto leggendo il suo ultimo romanzo, che si chiama La morte di Bunny Munro. E avevo già letto L'asina di Delangelo, e devo dire che è un uomo, è un artista sul serio a tutto il mondo. Sento moltissimo anche, sembra quasi che voglia fare gli spot dei miei amici, no? Però il problema è che io divento amica degli artisti che stimo, questo è il mio problema, cioè non ritengo validi come artisti i miei amici. Mi piace un artista e normalmente spesso la fortuna di diventarci amico. Per esempio sento tanti Luminal, che sono un gruppo romano eccezionale, che vi consiglio, se non li conoscete, di ascoltare. Non conosco. Sono notevolissimi, poi molto eclettici, hanno hanno fatto uscire due album che sono uno più bello dell'altro, e recentemente hanno preso un nuovo corso rivoluzionando completamente la line-up, e hanno già tirato fuori questo primo singolo, che è Grande Madre Russia, che è una delle cose più belle che abbia mai visto. Sia il pezzo e sia il video, che prende un po' in giro anche l'esaltazione filosovietica di un certo tipo di rock. C'è la testina di Stalin che saltella tipo karaoke su Grande Madre Russia. Bisogna ascoltarli. Sì, sì, controllateli, tenetevi d'occhio. Posso fare un'altra domanda? Allora, voi siete quasi costantemente impegnati all'estero, avete fatto tour in America, eccetera. Io volevo chiedervi un po' la differenza della scena americana, e se potete raccontare anche qualche aneddoto, no? Perché comunque è una situazione molto interessante, e invece la scena italiana, no? Che differenze ci sono? Vuoi dircele tu? Anche americana, anche giapponese, se vuoi dire qualcosa. Che siamo appena tornati dal Giappone. Ma allora, la differenza tra le scene o... Cioè il modo in cui va accolto il pubblico, no? Magari anche a livello di organizzazione, a livello di spazio. Allora, l'organizzazione, ad esempio, noi siamo stati, l'ultimo tour all'estero che abbiamo fatto è stato in Giappone. E lì si è notato il salto proprio a livello organizzativo, cioè, perché si arrivava nei posti ed effettivamente era tutto come doveva essere, cioè dire, tutto sistemato in un certo modo, tutto già predisposto in un certo modo, eccetera eccetera. Cioè in genere magari in Europa non sono così precisi, anche che i tecnici erano tutto perfetto, cioè eravamo lì ed era sempre tutto perfetto. Come pubblico, noi abbiamo notato che il pubblico tedesco e quello americano sono tra il pubblico più esaltato. Poi in realtà anche quello giapponese va acceso, una volta che lo accendi lo devi saper usare, lo devi accendere come gli elettrodomestici, nel senso che il pubblico giapponese è pazzo fondamentalmente, come tutto un po' il loro popolo, sono dei pazzi furiosi che io amo tantissimo, perché hanno una cultura che ho avuto modo anche di studiare in più direzioni. Essendo loro dei pazzi con il culto del rigore, dell'automortificazione e del controllo, li devi attivare, nel senso che gli devi dire ok, puoi, e lì sbattono per terra, però finché non gli dici puoi, con un cenno, anche alzando il volume della voce quando li ringrazi, e lì loro capiscono che non è ineducato se si sbattono per terra e cominciano a lanciarsi addosso. Solo che quelli devi prendere. Abbiamo fatto, non lo smettono più. Perché poi, essendo una società in cui vengono controllati e si controllano fino allo sfinimento, negli ambiti in cui è loro consentito cedere, vedi scene, io ho visto musicisti prog, visto che prima parlavamo di prog, quindi non esattamente gruppi post-punk, musicisti prog che si lanciavano contro i loro amplificatori tipo kamikaze, che si buttavano per terra, si sbattevano reiteratamente, cantanti che si tiravano i capelli, si davano botte, crocche sulla faccia, con gioia, cioè con grande soddisfazione. E a me sono
ed è stato bellissimo scoprire questo loro lato, così come poi andare a verificare che gli americani sono invece rock and roll, cioè gli sottopagano. Io volevo dire una cosa sugli americani che mi incuriosisce tantissimo. Allora, l'America rispetto a noi sicuramente ha degli stereotipi, per esempio la musica italiana è vista insomma prevalentemente come musica melodica, ma quando suonava Gigi D'Alessio, purtroppo ci aspettavo il tuo fa l'americano tour, mamma mia, abbiamo incontrato un orchestra italiana, cioè mi vengono in mente queste aberrazioni, no? Allora io mi chiedo, ma quando arriva una band come la vostra, che sia dal punto di vista dell'immagine sia dal punto di vista del sound mena in una maniera assurda, io ho visto pure le foto, insomma, stage diving, perché voi ho visto che avete fatto un tour su tutta la costa est, no? Sì. Vermont, Pennsylvania, sì. Ma questi qua, ma come l'hanno guardato? Ma da quale pianeta, da quale Italia pensavano che arrivaste? Devo dire che sono stati, ci hanno accolto benissimo, nel senso che poi l'americano ha questo di buono, che è completamente senza sovrastrutture. Se piace si esalta, se non piace non viene al concerto o se ne va. Non esiste l'atteggiamento europeo, in particolare italiano, un po' quello snobismo, vengo, mi metto in un angolo, ti giudico, ti guardo dall'alto in basso, sono molto più immediati. Quindi hanno fatto il panico, perché poi amano un certo, a loro piacciono le cose molto dirette, anche molto pesanti, quindi stavano lì che nel Vermont proprio mi ricordo che hanno fatto il delirio. Oltretutto è una città hippie, perché ci sono andati a svernare i vecchi hippie anni 60, li sono tutti insediati là, hanno figliato, e quindi questi sono tutti artistoidi figli degli hippie famosi, quelli con la fascetta. E quindi ci hanno accolto come meglio non avrebbero potuto. Da questo punto di vista però c'è da dire, riguardo al fatto che noi siamo un po' etichettati male, che ci mettiamo il nostro, nel senso che in Italia c'è, cioè, dal lato delle major e della grande distribuzione ancora stiamo ai vecchi bacucchi di testa, non anagraficamente, e a produzioni ignobili in cui il rock è ancora solo Vasco Rossi, veramente in negrita e in Egramaro, grande avanguardia, Ligabue, e stiamo parlando di questi linguaggi. In America tu trovi 32 miliardi di generi a livello mainstream. È vero che c'è Shakira o Beyoncé, però poi ci sono i Reddocci di Peppers, ci sono 300, c'è il funky, c'è il rock, c'è stato il grunge, sono stati Nirvana. Noi Nirvana non abbiamo mai avuto in Italia, in Nirvana chi sono stati? Però questo dipende anche un po' da noi, perché a livello di grossi circuiti lì è l'incultura dominante che non permette un vero progresso. I talent show, che io mi batterò sempre contro, no, poi i talent show livellano, massificano, non ci sono più autori, stiamo andando avanti i coristi, perché questi sono coristi, fai, canti il cielo in una stanza, canti 3-4 pezzi di altri degli anni 60 e poi ti lanciano col singoletto cretino scritto da un paroliere e un arrangiatore dei major che va avanti 6 mesi e poi si cambia la guardia. I ragazzi italiani però nell'ambito alternativo, questa è la nostra responsabilità, i ragazzi che provano a confrontarsi con generi diversi, che lo fanno in inglese, ma anche in italiano, può non essere un limite cantare in italiano, a volte ti sentono lo stesso all'estero anche se canti in italiano. Però quello che volevo dire è che spesso siamo noi stessi a dire agli altri, ma che fai, ma che vai a fare, ma perché canti in inglese e non canti in italiano, domanda che fanno a tutti quelli che cantano in inglese, ancora fanno questa domanda, e perché fai sto genere, e perché non ti confronti con le cose più melodiche che fanno più parte della nostra tradizione, perché nel mondo ci sono tanti stimoli, perché è giusto che ognuno faccia quello che crede. Quindi quando vi diranno perché cantate in italiano o gruppi che cantate in inglese, rifiutate di rispondere alle domande, perché si va alla domanda di riserva, perché questa non la fa nessun giornalista tedesco, chiede a un gruppo tedesco che canta in inglese perché non canta in tedesco, nessuno, cioè non lo fanno i tedeschi, non lo fanno i francesi, no, i francesi si sono gli unici per nazionalismo, beh, sono molto sciovisti, stanno là, però infatti non è un caso che la Francia sta come l'Italia, cioè, chi ha prodotto la Francia a livello rock mainstream che possa aver influenzato i gusti del mondo? Certo. Nessuno. Comunque è interessante questa analisi del comportamento del pubblico, molto interessante, strumentalizzato appunto in funzione della loro cultura, no? Perché no, stavo riflettendendo, in realtà non era una domanda, mi è piaciuto molto quello che hai detto, oltretutto
mi sono visto qualche intervista vostra, no? E ti devo fare complimenti che c'è una capacità di dialettica non comune. Spesso magari i musicisti riescono molto, no, a, si esprimono musicalmente e poi dopo, no, a livello comunicativo dicono sempre le stesse cose, invece io ti ringrazio, ma c'è una profondità di analisi, è vero, nasce anche da, per quanto mi riguarda, da una concezione della musica e dell'arte molto a 360 gradi, che è un po', tu nominavi da Factory, no? Nominavi quelle esperienze che non sono state soltanto musicali. Velvet Underground non erano solo un gruppo rock, era un collettivo artistico. Era un collettivo artistico in cui ci si occupava di fotografia, di avanguardia, di letteratura, e anche la persona, il musicista non scolarizzato, si poneva in dubbio il problema di chi fosse Andy Warhol ed approfondiva. Queste esperienze hanno fatto la storia della cultura, prima ancora della musica. Quindi il minimo che possiamo fare noi musicisti, che siamo comunque inseriti in un circuito che produce pensiero, è rispettare tutto quello che persone straordinarie hanno scritto, letto, pensato. Una volta che lo fai, una volta che ti metti nelle condizioni di sapere, puoi nel tuo piccolissimo analizzare almeno la tua realtà senza avere le fette di prosciutto sugli occhi. Cioè, tutto qui. Ma io credo che il tempo stringa un pochino, quindi vi salutiamo, vi ringraziamo tantissimo, la Diraptus vi ringrazia, grazie a Paolo che oggi ci ha supportato nell'intervista. Saluto pure i ragazzi della radio. E in bocca al lupo per il vostro trasferimento in Germania, e salutateci tanto il vostro batterista Serial Killer, e soprattutto fateci sapere che cosa c'è nel suo frigo. Crepi il lupo, io volevo ringraziare tutti voi, inclusa Greta, e volevo ringraziare anche Genchi Velorosso, che abbiamo incontrato più volte, che è sempre un professionista immenso. Quindi grazie. E buon concerto. Buon concerto. Grazie. Vediamo di non cancellare tutto. Speriamo. Thank you.